facilita il sistema di sollevamento senza dover ricorrere all'aiuto di un'altra persona. Diamo ora uno sguardo alla nostra imbragatura universale. Essa è provvista di una imbottitura per la schiena tale da sostenere il paziente senza dargli fastidio. La parte atta al sostegno delle gambe è provvista di un rinforzo che garantisce una distribuzione uniforme del peso sulle cosce del paziente. Il sollevamento e il trasferimento del paziente inizia con la sistemazione dell'imbragatura. Nella fase di sollevamento o di trasferimento del paziente, l'addetto alla sua assistenza avrà bisogno di una sola mano per azionare i pulsanti di comando, mantenendo quindi una mano libera. Si passa ora al trasferimento. Basta estrarre lo spinotto di bloccaggio per poter far ruotare il curator di 90 gradi da entrambi i lati. Raggiunta la posizione media, il curator si arresterà automaticamente. Il suo campo di rotazione è sufficiente per permettere un agevole raggiungimento della carrozzella o della poltrona. Il raggio d'azione del curator è concepito in modo tale che anche in caso di rotazione non entra in collisione con la mensola d'alimentazione situata sulla testata del letto. Con la mano che gli rimane libera, l'addetto all'assistenza del paziente può per esempio spingere la carrozzella fino al raggiungimento della posizione giusta, senza peraltro mai interrompere il contatto visivo con il paziente. Negli ambienti igienici, per esempio, per ciò che riguarda il trasferimento del paziente nella vasca da bagno, il curator sarà di valido aiuto sia in ospedali e casi di cura che fra le mura domestiche. Nel caso ottimale in cui i ganci d'attacco siano stati installati tra la vasca da bagno e i servizi igienici, si può sollevare il paziente trasferendolo direttamente dalla carrozzella alla vasca da bagno o sul servizio igienico. Per l'utilizzo nella zona igienica è stata studiata un'apposita imbragatura di tela. Con l'ausilio di un'apposita cinghia si può trasferire il paziente dalla carrozzella sulla toilette. Il carico massimo di 140 kg e la velocità di sollevamento di 20 mm al secondo conferiscono al curator i requisiti necessari per far fronte alle necessità della vita quotidiana. Il comando del curator si avvale di un sistema pneumatico, pertanto nella zona del maniglione non sono contenute parti elettriche, ma solo innocua aria compressa. La cinghia di sollevamento scorre all'interno di apposite guide collocate all'interno del tubo. Il sollevatore Curator è stato progettato, costruito e collaudato in conformità alle norme DIN 32979. Durante le varie fasi della costruzione e dopo l'assemblaggio finale si eseguono continui controlli di qualità. Il sollevatore Curator vanta il marchio GS, simbolo di sicurezza collaudata. Il curator troverà applicazioni negli ospedali, nelle case di cura o nell'ambito dell'assistenza domiciliare grazie alle sue caratteristiche di apparecchio fisso con possibilità di trasferimento.
Curator, il sollevatore fisso e trasferibile allo stesso tempo, sempre disponibile ovunque esso serva.